Bene, ciao amici di Gorizia TV. Ecco qua, Gorizia TV è con il quartiere Generale Papa, Generale Chinotto e altri quartieri che sono rimasti senza luce e sono in consiglio comunale. Mi è stato dato il divieto di filmare, però il diritto di cronaca, lo ha detto anche Mi hanno Mattarella, dato il il diritto divieto a informare è una di filmare. cosa santa. Però questa volta non è stata la Presidente del Consiglio, signora Paoletti, ma bensì la Segretaria Generale. Allora io dico, bisognerebbe cambiare Segretaria Generale. Io sono di questa idea, cari amici. Sentiamo Picco. Garantisca il numero legale per poter avere lo svolgimento del Consiglio Comunale in orari definiti insieme tra maggioranza e opposizione nella capigruppo che viene fatta prima di ogni consiglio. Ripeto, non è la prima volta che noi manteniamo il numero legale per poter svolgere il Consiglio Comunale. Allora, questa cosa deve finire, non è più possibile accettare questa cosa, se no noi da opposizione dovremmo uscire e lasciarli qui e far cadere il numero legale e far spendere ai cittadini 4.000-5.000 euro per questo Consiglio Comunale buttati nel cesso perché la maggioranza non tiene il numero legale. Questa è una cosa gravissima. È uno dei fondamenti della democrazia questa cosa qua. Loro devono ottenere il numero legale. Non possiamo essere noi ogni volta a garantire il numero legale e a lavorare, a garantire da quello che consiglio comunale. Grazie Presidente, ma io ricordo in 20 anni di storia che sono qui dentro, i consigli comunali si cominciavano sempre alle 18. Oggi a Trieste c'è il consiglio comunale e comincia alle 18. Questo inizio prematuro, diciamo, è sempre stato fatto perché voi forse non avevate i numeri, perché qua c'è gente che entra, fa la presenza e poi scappa. Addirittura consiglieri che non hanno mai parlato in 2 anni e passa. E quindi ritengo questo punto qua inutile che noi stiamo qui a venirvi incontro, a decidere, boh, veniamo alle 4, veniamo alle 5, veniamo alle 3. Si viene alle 18, così qualcuno che lavora si libera e si può cominciare il Consiglio Comunale. Poi, giustamente, una vera opposizione dovrebbe alzarsi in piedi e abbandonare l'aula. Ma siccome anche in questa opposizione c'è gente che magari forse, non so se ha pietà di voi, o forse non sa fare l'opposizione, resta qui e mantiene il numero legale. Non so perché. Grazie. Tipo te, Esatto. Grazie. Fuori, sono da solo. Quello che ha detto, ma soprattutto attenzione ai termini che utilizziamo, perché il consigliere Zotti ha appena detto che c'è qualche consigliere che viene qua e poi sparisce. Non mi risulta. E quando è successo era per delle motivazioni serie. Quindi, consigliere Zotti, la prego di fare attenzione a fare delle simili affermazioni, altrimenti faccia nomi e cognomi, perché è inutile lanciare il sasso e poi ritrarre il braccio e fare affermazioni generiche. Per fatto personale, bene, consigliere Leone Santoro, prego. Quella parte lì si voleva cominciare addirittura alle 4 e siamo arrivati alle 4 e mezza, no? Quindi sì, la si decide insieme, però se effettivamente il problema è il numero legale, forse magari posticiparla potrebbe agevolare chi arriva da, non so, da Trieste o da altre parti e magari riuscire a essere presente. Noi siamo sempre stati pro posticipo, non pro anticipo, giusto per. Di fare i consiglieri comunali, va bene? Bravissimo, Presidente. Ecco, allora i primi tre consiglieri a fare. Allora, Faccio questa è vedere nuova, cari amici. Questa è nuova. A la posizione del 2018 e mi un riferisco alle certo punto, quando che decisioni finisce il che tempo, sostengono gli viene il tirata via la consigliere. voce. Gli Diversi viene chiuso il assessori stanno microfono. Questa è sicuramente di nuova, cosa sto non l'ho mai parlando, saputo. visto che ho chiesto informazioni più e più. Se si è trovato chi lo vuole collaudare, Devo dire, perché grande non si è Traini che ha tirato trovato fuori assessore al castello. una cosa E come veramente riparte i importante. fondi Bravo dell'Unione Europea Traini. che sono stati impegnati, Tanti così. se per quanto riguarda il finanziamento del bando per i trasporti, se sono ancora impegnati.
impegnati, se è stato fatto un ragionamento in tal senso, e capire cosa avete intenzione di fare e come pensate di muovervi oltre ad aspettare che succeda qualcosa, perché la situazione mi pare veramente lasciata in secondo piano dopo un investimento enorme che è stato per ora sperperato da diverse amministrazioni, insomma, nel tempo. E vorrei anche sapere il destino dei giardini pubblici, quando pian piano potranno essere ridati in mano alla popolazione, posto che, ripeto, io sono sempre stato contrario a un intervento del genere, perché sarebbe bastato semplicemente molto meno per poterli riconsegnare alla popolazione in maniera, diciamo, adatta, né più né meno. E ora è tutto, tutto fermo, si muove molto molto rilento e non c'è modo di capire anche le potature, come siano state effettuate degli alberi, e mi ricollego anche, poi chiamo in caso l'assessore del Sordi, come sono 2 anni che chiedo che venga portato in aula il piano del verde comunale, e nel frattempo il dipendente comunale che ne aveva redatto uno in sede universitaria ha cambiato comune, quindi abbiamo perso anche l'occasione di potersi confrontare con lui, che l'aveva già fatto bello e pronto. Tutto qua. Grazie consigliere Traini, prego assessore Filisetti. Buonasera consigliere Traini, per quanto riguarda l'ascensore, lei chiedeva se c'è qualcuno che si è preso in carico questo il collaudo. Purtroppo non sono stata abbastanza chiara l'ultima volta, abbiamo un collaudatore, il collaudo statico è già stato emesso, il collaudo amministrativo è in fase di emissione, verrà fatto un sopralluogo proprio questa settimana da parte del collaudatore, mi risulta che stiano andando avanti i collaudi, non ho ulteriori informazioni. Questa settimana ci sarà una vera e propria riunione in loco con il collaudatore. Per quanto riguarda i fondi PNRR non credo ci siano particolari criticità, perché siamo ancora nei termini per l'utilizzo dei fondi. Mi conferma il segretario del Bando Borghi, pertanto ci auguriamo di poterli utilizzare quanto prima. Per quanto riguarda i giardini pubblici, la parte prospiciente la fontana, che è quella che adesso ha le recinzioni arancioni, per capirci, verrà conclusa verso il 22 di novembre, mi hanno dato come data, e i lavori sulla parte posteriore invece si protrarranno per ancora qualche mese, in quanto bisogna provvedere all'installazione dei servizi pubblici. Grande Roberto Sartori, che ha tirato fuori quella della luce di via Petrarca. Ascoltate. Da luglio, sì. Quindi per quanto riguarda l'illuminazione sicuramente ci vorrà ancora qualche mese, ma è possibile avere indicativamente un lasso temporale, cioè l'illuminazione sarà pronta a febbraio, marzo? Stessa cosa per i lavori che saranno terminati dei giardini pubblici, qualche mese, cosa significa? Qualche mese può dare da 1 a 6, quindi se possibile avere un range di tempistiche, però mi interessa soprattutto sapere se i giardini saranno usufruibili per dicembre goriziano, per qualche evento che lei conosce molto bene ma che non avete ancora pubblicizzato, e quindi non dico. Grazie. Dunque, questo grazie, è stato... allora, Sartori. Sartori ha parlato della luce in via Petrarca. Sentiamo Felisetti. Io manco lo vedo, ma comunque. Buonasera consigliere. Mi è stato comunicato che entro il 22 dovrebbe essere liberata la zona della fontana, pertanto gli eventi del dicembre goriziano saranno assolutamente compatibili con l'area individuata. Abbiamo molte iniziative, appunto, che non abbiamo spoilerato, però sarà una delle sedi del dicembre goriziano. Per quanto riguarda le illuminazioni di via Petrarca, non le so dare un numero preciso di mesi, mi auguro un po' che possano essere, che con la primavera, diciamo, ecco. Si possa avere l'illuminazione su via Petrarca.
Per quanto riguarda la parte retrostante di via Cadorna, a cui mi riferivo prima, gli alcuni mesi dovrebbero essere 2 mesi secondo quello che prevede il contratto, invece questo posso essere più precisa. Sentiamo Sartori. Grazie. Prego, consigliere Sartori Roberto. Grazie, assessore. Mi fa piacere perché avevo il timore per il dicembre poliziano, quindi mi dà delle buone notizie. Per l'illuminazione, vabbè, primavera un po' lunghetta, ovviamente non è colpa sua di tutti questi disguidi, però ecco, magari sia un attimo più incisiva con il nostro dirigente e soprattutto con la ditta che deve effettuare i lavori, perché se sì, andiamo avanti così la chiameremo i lavori dei giardini pubblici, la famoso film La storia infinita, di che storia infinita 1-2, la 3 del 94, quindi siamo in tempo perché sono 30 anni del famoso film, e quindi sì, La storia infinita ci sta bene su questi giardini pubblici, speriamo, l'importante è che per dicembre sia usufruibile, grazie. Speriamo che la luce. La nostra attività va avanti. Grande Sartori, veramente un grande personaggio. Adesso c'è la Bernovic che parla del quartiere Generale Chirotto. Io ho letto con attenzione le risposte del sindaco e dell'assessore competente in merito, però sono qui a chiedere un chiarimento, una risposta sulle tempistiche, sia della soluzione provvisoria o delle possibili soluzioni provvisorie da adottare, ma anche e soprattutto per quanto riguarda la soluzione definitiva, perché come ho detto prima la situazione è insostenibile, siamo veramente al buio da una situazione che perdura almeno da 2 mesi. Grazie mille. Consigliere Bernovic, prego, signor sindaco Stoganai, del Sordi, prego, assessore del Sordi. Buonasera. Allora, giustamente la collega consigliere ci fa presente di un problema che, ahimè, è più che noto all'amministrazione. Proprio per cercare di comunicare il più possibile quali sono, diciamo, gli aspetti tecnici legati a questo problema, che non è una cosa, ahimè, recente, ormai comincia a essere anche datata. Sentendo il sindaco abbiamo fatto un comunicato stampa proprio per cercare di dare delle risposte a tutti, posto che anche personalmente l'ho date a moltissime persone che mi hanno contattato. Allora, il problema ovviamente per chi è residente in quella zona, le luci accese mi fanno immaginare che siano buona parte del pubblico, i problemi in quella zona appunto ci sono da ben prima degli ultimi mesi, ci sono stati, diciamo, interruzioni più o meno risolte nel corso dell'ultimo anno, perché le cose nascono molti mesi fa. Arriviamo ad inizio di ottobre. All'inizio di ottobre c'è stato il tracollo, il sostanziale blackout dell'amministrazione pubblica. Bisogna dire che l'amministrazione comunale non effettua la manutenzione diretta dell'illuminazione pubblica in nessuna parte del comune. Già da moltissimi anni, essendo un servizio altamente tecnico e specializzato e avendo ovviamente noi dei riferimenti anche per quanto riguarda il pagamento e quant'altro, c'è un'azienda che fornisce questo servizio, ed è la prima premessa. La seconda premessa che da fare è che l'impianto della città, tutto, escluse le zone recentemente riqualificate e quant'altro, è un impianto vecchio che ha notevoli problemi, tant'è che il sindaco, penso che uno dei principali problemi che lo assillano sin dal primo mandato è proprio il cercare di risolvere questo problema, che è più che annoso. Tant'è che
oltre a essere un problema, diciamo, di tipo tecnico, è anche un problema tecnologico e un problema economico. E quindi è stata, e salto questa parte, ma la devo ricordare, è stata fatta una sorta, diciamo, scientifica, una gara per cercare di riqualificare tutta l'illuminazione. Bene, il conteggio che tiene ormai il sindaco, penso che nelle sue priorità, comunque questa sia una delle principali, nell'ultimo conteggio che c'è, l'ultimo aggiornamento che ci ha fatto, eravamo arrivati a 11 ricorsi su questa gara di esterilizzazione. Perché? Perché evidentemente è una gara molto interessante dal punto di vista economico. Tanti dicono, ma a Mossa come mai hanno fatto? Ma a Moraro come mai hanno fatto? Cioè, una gara di Mossa di Moraro non è così interessante come quella di Gorizia. Evidentemente ci sono puntati tutti a capofitto, parlo di grosse aziende, e quindi c'è stata una serie di ricorsi e contro ricorsi. Quindi l'obiettivo dell'amministrazione da anni ormai è quello di riqualificare l'illuminazione pubblica. Siamo arrivati ormai alla fase finale, l'ultima, diciamo, c'è stato un affidamento, c'è una ditta che è stata incaricata, qualcosa è emerso già sulla stampa, e questo è un primo problema, ovvero chi dovrà intervenire su quel problema. Ma il vero problema non è neanche quello, perché noi abbiamo attualmente una ditta alla quale affidiamo circa 130.000 euro di soldi per le manutenzioni annuali, diciamo quelle più spicciole. E il problema non è anche questo, il problema è che dalle ultime verifiche che sono state fatte, diciamo, una prima è stata iniziata all'inizio di ottobre, poco dopo, diciamo, il blackout, hanno tentato di fare, semplifico, chilometri di email che ci sono state mandate, hanno fatto le prime verifiche, sono riusciti a ridurre il problema a sole, tra virgolette, sole 19 punti luce, 19 lampade, nelle 10 e qua c'è la risposta di Del Sordi, però era veramente lunga. Bene, cari amici, purtroppo c'è anche l'intervista, era strapieno, però guardatevi la seconda parte. Dopo, al seconda parte.